Ciao a tutti amici, in questo video andrò a testare la mia batteria creata per la bici elettrica. Andrò a collegare un carico da 500 watt perché io ho previsto un motore che al massimo arriva a 1000 watt. Sono riuscito a creare questo carico da 500 watt e andrò a vedere quanta corrente assorbono le batterie. E al momento dello spunto, quanta corrente di spunto avrà? Le lampadine sono ottime per simulare uno spunto perché quando partono hanno una resistenza bassissima e avendo una resistenza bassissima lo spunto è abbastanza alto. Quindi riuscirò a verificare lo spunto come se fosse lo spunto di un motore. Il motore logicamente resta per molto più tempo come spunto, però questo spunto delle lampadine è più alto perché, come vi ripeto, la resistenza della lampadina in condizioni diciamo normali praticamente è bassissima. Poi appena si accende che si scalda, la resistenza aumenta di colpo e avrà il suo assorbimento normale. Allora, questa batteria è composta, lo ripeto per chi non lo sa, è composta praticamente da 13 file di celle per 5. Praticamente i volt a vuoto, che andiamo a misurarli subito, adesso dovrebbe essere abbastanza carica. Stacco un attimo questo filo che poi vi spiego cos'è. I volt a vuoto, andiamo ad accenderla, che ho messo anche un fusibile. Adesso sono 52, quando è carica carica arriva a 54,6, perché adesso ho già fatto un po' di prove. 54, dovrebbe arrivare a 54,6, 54 volt. Ok. Quindi a vuoto abbiamo quei 54 volt e con 1, 2, 3, 4, 5 file avremo come ampere 2, perché ogni cella io la calcolo sempre da 2 ampere. 2, 4, 6, 8, avremo 10 ampere ora. Praticamente avremo un 54 volt 10 ampere per un'ora. Però queste celle riescono anche singolarmente riescono anche a fornire continui 4 ampere, quindi gli ampere diventano 4, 8, 12, 16, 20, diventano 20 ampere. Logicamente con 20 ampere di assorbimento si dimezzerà il tempo della durata della batteria, invece di un'ora diventerà mezz'ora. Dunque fino a 4 ampere si possono continui. Se andate a guardare i datasheet, un datasheet medio di una di queste celle, siamo intorno ai 4 A continui. Una batteria che te la dà per 2 A ora, può fornire anche 4 A continui per mezz'ora. Quindi siamo 20 A massimi e 54 volt a vuoto. Col carico, logicamente, la tensione si abbassa, si abbasserà a 40, 45, 46 volt, adesso non mi ricordo. Per vedere la corrente utilizzerò questa pinza amperometrica, non è precisissima, però per avere un'indicazione degli ampere va molto bene. E poi userò questo pezzo di tester ormai da buttare. Mi servirà questo shunt che sarebbe quello che serve per fare la misura dei 10 A, la corrente passa tutta di qua in serie al circuito. Io lo utilizzerò per l'oscilloscopio collegandoci una sonda e poi vi farò vedere in che modo. Allora, adesso io chiudo il circuito con questo, con questi due coccodrilli e in serie come cortocircuito ho questo shunt qua che poi andrò a prelevare
con la sonda dall'oscilloscopio gli ampere, però questo lo vediamo dopo. Adesso vediamo l'assorbimento col tester di questo carico, che vi spiego come è formato. Praticamente è formato da 4 lampade da 150 watt, 12-15 volt mi sembra, 15 volt c'è scritto. Comunque sono 4 lampade da 150 watt in serie, più 4 lampade da 50 watt ancora in serie. Dunque siamo 150 per 4 che fa 600, 300-600, più ancora 5, 10, 15, 20, più 200 watt ancora. Quindi 300 più 300, quelle da 150, siamo 600, più 5, 10, 15, 20, 600, siamo all'incirca 800 watt. Calcolando però che queste sono da 15, queste qua da 150 watt sono da 15 volt, noi le saranno, verranno alimentate a 12 volt quando ci sarà il carico, perché sono in serie, perché la tensione dopo si abbasserà, quella della batteria si abbasserà circa 48 volt, 48 diviso 4, perché sono in una serie da 4, abbiamo lì circa 12 volt, dunque non produrranno proprio 150 watt, ma saremo intorno ai 100 watt. Poi faremo anche un calcolo per vedere quanti watt siamo riusciti a collegare a questa batteria. Allora, adesso andrò a fare un'accensione e metto il tester in ampere, la pinza amperometrica in ampere, faccio l'azzeramento, li metto qua su un ramo e vado ad accendere. Ok, vediamo che assorbe 13 ampere e 70, 13 ampere. Copriamo un po' la luce perché andiamo a coprire la luce, vediamo che siamo a 13 ampere e 30. Adesso si abbassa perché logicamente con quel carico qua sta assorbendo molta corrente e si abbasserà anche la tensione. Ok, ora misuriamo anche la tensione. Allora, positivo, vediamo se riusciamo ad andare dentro, negativo, ok. Mettiamo ancora il nostro coperchio, ok, e vediamo 46 volt con la pinza amperometrica che mi segna 13 ampere e mezzo. Ok, tenete a mente 13 ampere e mezzo per 46 volt. Facciamo il calcolo: 13,5 per 46 volt uguale 621 watt. Abbiamo attaccato un carico di 621 watt. Ok, allora, la batteria ce l'ha fatta accendere le lampadine, quindi il BMS ha sopportato anche lo spunto che da datasheet me lo dava per praticamente tiene fino a 110-115 ampere questo qua da 48 volt. Come facciamo noi a sapere che spunto hanno le lampadine quando partono? Lo vediamo adesso con l'oscilloscopio. Adesso tolgo un attimo questo, mi attacco con l'oscilloscopio, collego la sonda, faccio partire l'oscilloscopio in modalità roll di modo da vedere lo spunto e la corrente normale che assorbe. Allora, ho collegato la sonda, ora vi farò vedere,
Faccio partire, ho già preparato tutto e poi vi spiegherò il calcolo per vedere quanta corrente di spunto hanno a questo carico. Allora, faccio partire, accendo e spengo e blocco l'immagine. Ok. Abbiamo acquisito questa immagine, vedete? Non trovo più la mia bacchetta magica. Allora, noi abbiamo detto che l'assorbimento normale era di 13 A. Quindi i nostri 13 A ce li abbiamo per tutto questo tempo qua, cioè un quadratino. Perché io ho impostato l'oscilloscopio di modo che un quadratino sarebbero i miei 13 ampere. Facendo il calcolo abbiamo visto che lo spunto è andato di 1, 1, 2, 3, 4, 4 quadratini e mezzo. Quindi facendo 13 per 4 e mezzo, vediamo ancora. 13 per 4,5 uguale, siamo arrivati a 58,5 ampere di picco. Andiamo anche a vedere un'altra cosa, quanto è durato il tempo dell'impulso, diciamo del picco della corrente. Andiamo a allargare. Mi è sbagliato. Ok. Allarghiamo ancora, allarghiamo così, allora, mettiamo i cursori e andiamo a vedere il tempo. Allora, da quando è partito, diciamo, riduciamo un po' il tempo, ok, da quando è partito che è qua a quando è diventata la corrente normale. Da quando è partito a quando la corrente è diventata normale, sono passati 209 millisecondi. Questo è il tempo, diciamo, di spunto. Questo per capire che cosa? Per capire se quando monterò il motore sulla mia bici elettrica, gli spunti del motore non facciano intervenire il BMS. Vedendo così, con queste prove sembra che il BMS è abbastanza grosso perché ha uno spunto di 100, tiene fino a 100, 120 ampere come abbiamo visto dal manuale. In base a queste prove fatte dovrebbe funzionare. Anche se poi nella pratica sicuramente qualcosa cambierà, perché magari non viene tenuto conto di tutte le cose. Comunque questo è un esperimento per vedere se la batteria funziona, se ha la corrente giusta, se non si abbassa troppo la tensione delle celle. Io queste celle singolarmente le ho caricate tutte e le ho scaricate tutte prima di montarle. Le ho provate, diciamo, a una per verificarne la capacità. Dunque, sono già partito con il fatto che, anche se sono state recuperate, sono tutte efficaci. Hanno tutte un'efficacia, diciamo, di 2 A/h. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.